Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Siamo arrivati a Pasqua, il cuore dell'anno liturgico, il giorno più importante dell'anno per i cristiani, perché è il giorno della resurrezione. La nostra domenica, ogni domenica, non è che, diciamo così, il ripetersi della Pasqua durante tutte le settimane, ma qui siamo proprio al cuore. Dopo i giorni della Passione, dopo aver celebrato la cena, la morte e la sepoltura, oggi è il giorno della grande luce, è il giorno della grande speranza. Anche noi siamo invitati a correre, corrono tutti il giorno di Pasqua, corrono, corre Maria Maddalena, corre Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, tutti corrono a quel sepolcro vuoto. Non tutti capiscono subito, ma tutti corrono a quel sepolcro dove trovarono i teli. Ecco, Giovanni usa proprio questa parola, i teli al plurale, non solo il lenzuolo, ma anche il sudario, ma anche le bende, che sono appoggiati là. Non è stato un furto, non è stato così un'incursione di qualcuno dentro la tomba, sono rimasti i teli. Ma per comprendere, per avere davvero l'esperienza della resurrezione, ci vuole la fede nella scrittura, dice infatti il Vangelo. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Sarà solo con la scrittura, con la parola di Dio e con l'esperienza della risorto che finalmente apriranno il cuore e diventeranno i suoi testimoni. E quella testimonianza è giunta fino a noi. Gesù è vivo. Gesù è il vivente, è colui che ci accompagna, è colui che siamo chiamati a incontrare, siamo invitati a incontrare nella nostra vita. La fede cristiana non è una dottrina da imparare e neanche una morale da seguire, delle regole. La fede cristiana è un incontro con una persona viva e vivente che ci guida, che ci ama e che certo ci invita a seguirla, anche attraverso ovviamente delle regole, attraverso delle parole, ma quello che conta è proprio l'incontro cuore a cuore, diciamo così, con Lui. È questo incontro che cambia la vita, è questo incontro che ci dà un'altra prospettiva. Perché? Perché ci dice che tu non morirai, come dice parole famose del patriarca Atenagora I, quello che incontrò Paolo VI a Gerusalemme e si tolsero le scomuniche fra le due chiese. Ecco, questo patriarca dice delle parole bellissime: tu non morirai, i tuoi cari e coloro che hai amato non moriranno, perché tutto è vivo per sempre, perché Cristo è risorto. Tutto pulsa di vita. In questo mondo che porta tanti segni di morte, l'annuncio della Pasqua è che tutto risorgerà. Tutto sarà conservato nei cieli per sempre. Tutto sarà finalmente riconciliato, sarà finalmente reso luminoso dall'amore di Dio. Questa nostra vita che passiamo sulla terra, questi giorni veloci
e a volte assurdi, e a volte drammatici, striati dal sangue, a volte dalla violenza, dall'egoismo, e questi nostri giorni non sono inutili, non vanno persi. Le nostre lacrime saranno raccolte, i nostri gesti d'amore resteranno per sempre. Questa è la speranza della Pasqua, una speranza più grande della morte, perché l'amore è più forte della morte. Gesù risorge perché ha molto amato. Gesù risorge perché Dio dice: è l'amore che resta. E questo è l'augurio, che ognuno di noi possa vivere con questa speranza nell'amore di Cristo e dei fratelli.